Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come configurare il drone ultraleggero che ho assemblato nello scorso video. In descrizione vi lascio tutti i link ai vari software che userò in questo tutorial, quindi se li dovete scaricare i link sono sotto. Io direi di partire aggiornando gli ESC, perché voglio usare gli RPM filter con i BLLS di questo flight controller. Per attivare gli RPM filter su ESC BLLS infatti ci vuole un custom firmware, io su tutti i miei modelli sto usando BlueJay e finora non ho avuto nessun problema. Se volete usare gli RPM filter su ESC BLLS, a mio parere BlueJay è la scelta migliore, perché è gratuito, funziona bene ed è molto semplice da installare. Parte della sua semplicità è dovuta al fatto che possiamo installare il firmware direttamente da browser senza dover scaricare nessun programma. Basterà collegarci all'indirizzo escconfigurator.com. Come sempre vi ricordo che per aggiornare gli ESC bisogna collegare la batteria. Per questo motivo è obbligatorio rimuovere le eliche, in quanto i motori potrebbero attivarsi durante l'aggiornamento. Quindi dopo aver rimosso le eliche, collegato la batteria e la porta USB, posso cliccare su Connetti. A questo punto faccio Read Setup. Poi clicco su Flash All. Su Firmware scelgo BlueJay. ESC lascio quello che rileva il programma. Versione scelgo sempre l'ultima disponibile, al momento la 0.14. Frequenza PWM, trattandosi di un 4 pollici, scelgo 24. Quindi clicco su Flash per far partire l'aggiornamento firmware. Perfetto, aggiornamento completato. Per quanto riguarda il verso di rotazione dei motori, ho già verificato e devo dare reverse dei motori 2 e 3. Quindi faccio Write Setup. A questo punto quindi passiamo a Betaflight, scaricando il configurator che troviamo a questo link. Scorriamo verso il basso fino a trovare la versione relativa al nostro sistema operativo. Io Windows, quindi scarico questa. Ok, ho installato il Betaflight Configurator e collegato il modello alla porta USB, posso connettermi. Io direi di iniziare facendo l'aggiornamento firmware, anche se in effetti questa scheda viene venduta con una versione di Betaflight piuttosto recente, quindi se volete potete anche saltare questo passaggio. Comunque per aggiornare è fondamentale conoscere il target della scheda, che troviamo evidenziato in questo punto del configuratore. Il target è composto da vari parametri, il primo BFH indica il nome del produttore, cosa che ci interessa relativamente, ben più importante è quello che troviamo dopo, ovvero BetFPV F722, questo è il target della scheda ed è l'informazione che cerchiamo, se serve prendiamone nota. Tra parentesi troviamo il nome del processore, che è un STM32FX2, cosa che in effetti non ci interessa sapere. Una volta trovato il target possiamo cliccare su Attiva Bootloader DFU. Come vedete qui è comparsa la scritta DFU, questo significa che la scheda è in modalità aggiornamento. Se voi qui avete ancora la porta COM significa invece che è necessario installare i driver del flight controller. Se non sapete come fare potete vedere la mia guida, il link è in descrizione. Quindi clicco su Firmware Flasher. Nel primo menu a tendina dobbiamo selezionare il target del flight controller, come abbiamo detto per questo modello è BetFPV F722. Sotto scegliamo la versione firmware, come sempre vi suggerisco di installare l'ultima stabile ed evitare quelle beta. Qui lasciamo tutto così. Poi facciamo Load Firmware Online. Dopo Flash Firmware. Ok, possiamo connetterci. Questo avviso ci dice che dobbiamo applicare le impostazioni predefinite, per questo motivo è essenziale cliccare qui, se fate cancella la scheda vi darà problemi.
Qui Betaflight ci sta segnalando due problemi che si risolvono molto facilmente. Il primo ci dice che non abbiamo scelto il protocollo dei motori e lo vediamo dopo. Il secondo ci dice che dobbiamo calibrare l'accelerometro, quindi lo facciamo subito. Con il modello su una superficie piana, clicco calibra accelerometro. A questo punto spostiamoci in ports. Qui attivo Serial RX nella Wart 1, dato che la ricevente è collegata in questa porta. Poi nella riga Wart 5 attivo VTX, TBS e Smart Audio. Visto che non ho collegato altre periferiche, posso salvare. In configurazione scegliamo il protocollo degli ESC, che è anche il primo problema che ci dava all'inizio. Pur non avendo fatto ancora test approfonditi, sono abbastanza sicuro che questa scheda riesca a gestire il DShot 600 senza problemi, quindi per il momento scelgo questo protocollo. Attivo bidirectional DShot per usare gli RPM filter e mi assicuro che i poli motore siano settati a 14, visto che i motori che ho scelto per questa build hanno 14 magneti nella campana. Qui seleziono Motor Direction Reversed, visto che ultimamente mi sto trovando meglio a volare con Props Out. Frequenza gyro e PID le lasciamo così come sono, mentre per quanto riguarda barometro e magnetometro possiamo anche disattivarli perché in questa scheda non ci sono. Qui bisogna valutare se volete tenere o meno l'accelerometro, ma in effetti, visto che questo flight controller ha un processore F7, le risorse che usa non vanno ad incidere sul carico di lavoro, quindi anche se non lo usate potete tenerlo attivo che non cambia molto. Se decidete di lasciarlo attivo però mettete l'angolo per armare a 180 gradi, per permettere al drone di armarsi in qualsiasi posizione. Questo può tornare utile ad esempio se il drone vi rimane incastrato in un albero, in modo da poter armare i motori per provare a recuperarlo. Per quanto riguarda la ricevente, scegliamo Serial Based Receiver e nel menu a tendina sotto CRSF. Se come me avete usato una ricevente Express LRS, le impostazioni da mettere sono queste. Qui è molto importante lasciare disattivato l'RSSI analogico, in quanto va in conflitto con il Linquality Express LRS. Qui sotto attiviamo telemetria, Air Mode, OSD e Dynamic Filter. Qui sotto attiviamo RX Lost ed RX Set per far suonare i motori tramite switch, in modo da individuare il modello se magari cade nell'erba alta. Su Power and Battery portiamo la tensione massima della cella a 4,4 per avere una lettura un po' più accurata della LiPo. Il resto va bene così com'è. Su Failsafe porto a 10 questo valore, in modo da avere un po' più di ritardo se dovessero capitare dei micro failsafe. Anche qui tutte le altre impostazioni vanno bene con le predefinite. Nei PID di solito su build a 6S porta il moltiplicatore a 0.9 per abbassare leggermente i valori. Questa opzione comunque va verificata sul campo, ma per il momento la lascio così. Passando in rate, su RC rate porta il valore a 1.40 per fare flip and roll un po' più veloci. Per quanto riguarda i filtri, visto che ho abilitato gli RPM filter, devo modificarli in questo modo. Voi limitatevi semplicemente a copiare questi valori che sono collaudati e funzionano bene. Attivate il gyro RPM filter lasciando le armoniche a 3 e la frequenza a 100. Per quanto riguarda il notch filter portiamo la percentuale a 0. Il notch Q lo mettiamo a 200, il minimo a 90 e il massimo a 350. Il tab receiver per ora lo saltiamo, in quanto prima bisogna aggiornare la ricevente. Ci ritorniamo più avanti. Nel tab mode con i droni acro tengo il minimo indispensabile, arm, buzzer, turtle mode e pre-arm. Questi quattro comandi sono essenziali e non dovrebbero mancare mai in nessun modello. Se poi avete esigenze di aggiungere qualcos'altro fate pure, ma almeno questi quattro vanno usati. Per quanto riguarda le riceventi Express LRS, vi ricordo che è obbligatorio dare il comando arm sull'AUX 1, quindi nel radiocomando dovete mettere la switch che usate per armare nel canale numero 5. Nel tab motori verifichiamo che gli RPM filter funzionino a dovere. Per farlo è necessario attivare il controllo motore, per questo motivo come sempre è essenziale rimuovere le eliche. Porta il master a metà circa per un secondo, poi lo riporta a zero. Questo è sufficiente al sistema per verificare se ci sono errori o meno.
Ok, come vedete la percentuale d'errore è rimasta a 0 per tutti e 4 i motori, quindi gli RPM filter non hanno problemi. Passando all'USD, qui ognuno lo sistema un po' come vuole, io preferisco concentrarmi sul volo piuttosto che stare a guardare numeri e numerini. Metto l'inquality in alto a sinistra, la tensione media della cella al centro e la firma in alto a destra. I warnings ultimamente li sto spostando un po' verso l'alto per risultare meno invasivi. Ricordiamoci nei warning di attivare l'inquality. Nel tab video trasmittente dobbiamo caricare la VTX table, quindi usciamo un attimino da Betaflight. Andiamo su questo sito internet che vi lascio in descrizione, si tratta di un archivio di VTX table che comprende anche quella che ho usato in questo modello. Quindi clicchiamo qui per scaricarla. Apriamo il documento di testo e copiamo tutto il suo contenuto. Quindi ritorniamo su Betaflight nel tab CLI. Incolliamo e premiamo invio. Ok, la VTX table è caricata, per il momento su Betaflight ho finito. A questo punto passa all'aggiornamento firmware della ricevente, ho già fatto vari tutorial su Express LRS, quindi in questo video mi limito a farvi vedere i passaggi lato RX. Per l'aggiornamento del modulo e le impostazioni del radiocomando potete seguire i tutorial che vi lascio linkati in descrizione. Iniziamo scaricando il configuratore, per sistemi Windows scarichiamo il .exe. Ok, ho installato il configuratore e questa è la sua schermata iniziale. La prima cosa da fare è scegliere la versione firmware, io vi consiglio sempre l'ultima disponibile, vi ricordo però che il numero versione deve coincidere sia sulla ricevente che sul modulo. Su target scegliamo il dispositivo, io ho usato il sistema BetFPV a 2.4 GHz. In device scelgo BetFPV 2400RX, in quanto devo aggiornare la ricevente. Metodo per il flash va bene Betaflight Pass-Through. Nelle opzioni dispositivo copiate quelle che vedete qui, qui ovviamente però mettete la vostra password. Per quanto riguarda la password non mettetevi troppe paranoie perché non si tratta in alcun modo di un sistema di sicurezza cifrato. La password viene salvata in chiaro sia su Betaflight che nella ricevente ed è semplicemente un sistema per evitare che la radio di qualcun altro si bindi ai vostri modelli e viceversa. Evitate quindi di usare password che usate su altri account o siti web. A questo punto siamo pronti per fare i build and flash, ma prima spostiamoci un attimino sul modello. Per aggiornare la ricevente è necessario alimentarla, ma non tutti i flight controller sono in grado di farlo solamente tramite porta USB. Questo è uno di quei casi, infatti come vedete i LED della ricevente sono tutti spenti. Quindi collego la batteria per alimentare la ricevente e procedere con l'aggiornamento. Adesso posso cliccare Build and Flash per far partire l'aggiornamento. Questo processo impiega qualche minuto perché il configuratore sta scaricando i file da internet e poi li andrà a scrivere sulla ricevente. Perfetto, aggiornamento completato. Possiamo ritornare su Betaflight per verificare che sia tutto a posto. Quindi muovo gli stick per vedere se rispondono ai comandi. Perfetto, è tutto ok. Se notate che avete i comandi invertiti, andate su Channel Map e cambiate Aether 1234 in Tire 1234 o viceversa. Per quanto riguarda il link quality, questo viene trasmesso direttamente dalla telemetria, quindi qui su RSSI Channel deve rimanere disattivato. Queste erano le configurazioni base per iniziare a far volare il modello. Se questo è il vostro primo drone potete limitarvi a copiarle, mentre se siete più esperti saprete già cosa modificare in base alle vostre esigenze. Su Betaflight abbiamo finito, possiamo uscire. Perfetto, il modello è pronto, non mi rimane altro che caricare le lipo e procedere per un test di volo, ma questo lo vedremo nel prossimo video. Quindi per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.